Mi presento, sono il Divino. In qualità di divinità di questo canale ti invito a passare da Instagram per ricevere i contenuti a me sacri. Inoltre, premi la campanella per ricevere ogni giorno i film. Buona visione. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo 20° cifra tonda episodio della Soulink parte 10x2 con Luke. Mamma mia. Ragazzi, mi sono commosso per questo easter egg storico. Bentornati con la Soulink. Intanto Barry che ci dice che lentezza, sono passati 2 anni praticamente. Sì, ma noi siamo ancora stanchi dalla scorsa parte. Mamma mia, la scorsa parte ragazzi è stata un disastro. Ma Luke, cosa faremo in questa parte? Soprattutto quanti like è necessario che raggiunga? Siamo a 20. La scorsa volta abbiamo superato i 19 like, quindi questa volta esatto, 20. Qui oggi 20 like, ragazzi, per piacere. Si fanno progressi, vi dico. Bella lì, ragazzi, veramente arriveremo in tendenza. Piano piano, 20 like, ci arrivi subito in tendenza. No, beh, ragazzi, comunque... almeno dai. 350 like, almeno il 400. Scorso episodio, Luke, di un livello assurdo, evoluzioni leggendarie, killer che muore. Bello, bello quello, episodio. Vabbè. Quello non importa. Andatelo a vedere sul canale di Luke. È lì. My channel. No, Luke, tra l'altro, ragazzi, commento che mi ha spezzato. Episodio 4 in cui andiamo a Giardino Fiorito e un ragazzo che commenta: ma se non fate la palestra di Mineropoli, non potete. Mi ha distrutto. Mi ha proprio distrutto tipo, dentro. Ma la palestra di Mineropoli è sul mio canale. Ma passa, dammi il like, iscriviti. No, ma il fatto è che se noi eravamo a Giardino Fiorito, per forza abbiamo fatto la palestra e la città di Mineropoli. A meno che non ho messo i cheat e ho passato i muri. Esatto. Difficile, ragazzi. Comunque, Luke, è esplosa la bomba. Non so se. Sì, non so se probabilmente, ragazzi, sei accorto. Si hanno fatto una specie di sui petardi. Deve essere sì, Capodanno. Esatto. Sinno, Capodanno a Sinno. Sembra il titolo di un cinepanettone di quelli brutti. Esatto. con Creepy e Rocket 25 come guest. Capodanno a Sinno. Raga, fateci. Allora, vi prego, qualcuno veramente che si diverta a fare un trailer del film Capodanno a Sinno, starring Creepy Stories e Rocket 22. No, ma Joe, basterebbe già solo presente i manifesti con le vostre facce al posto di quel tipo di The Sick e degli altri. Con Capodanno a Sinno. Allora, Luke, io sto andando al lago comunque. Andiamo che è meglio, sennò finiamo veramente male. Tra l'altro, ragazzi, in questo episodio potrebbero non esserci catture, cioè sul percorso che andremo a effettuare. Quindi, Luke, cosa si fa? Niente, probabilmente andremo... Niente. No, cosa facciamo? Niente. Probabilmente andremo o alle Fonderie del Fuego, tanto così per buttarla lì, ragazzi, che vi piacciono molto. Esatto, e se vi state chiedendo cosa sono le Fonderie del Fuego, beh, non lo sappiamo neanche noi. Sì, diciamo che sono un posto un po' dimenticato da... Dio, proprio, esatto, bravissimo, Luca. Ma tra l'altro, Gio, qual è il lago che dobbiamo andare? È quello Valore o Verità? Non mi ricordo più. È quello Valore. Non ho letto più che altro. Aspetta, qual è quello Valore? Qual è quello giù? Pratopo. Il lago. Ah, ok, allora ho giocato il lago. È come la cattura, Luca, come... Ma che tanto ho visto molti che ma l'avete sbagliata, ma perché l'avete sbagliata? Ma spettacolo, ragazzi, cos'era il quarto episodio? Sì, sicuro. Sì, io ho fatto la cattura tipo a sopra Giubilopoli e tu Mineropoli. Allora io Luke sto già affrontando le reclute, però reclute. Salve a tutti, reclute. Vuoi unirti ai Magikarp a sguazzare? Guarda, se questi Magikarp qua si diventano Darkrai è finita per tutti. No, ti immagini, adesso veramente il fondo diventa tutto Darkrai. Vabbè, in realtà, e questo qua è il vero scopo del Team Galassia, cioè far prosciugare il lago, far venire fuori i Magikarp, evolverli chiaramente. E ottenere mille Darkrai, chiaramente. Comunque, però ragazzi, ce n'è solo uno, quello di gioco, esatto, ovviamente, esatto. Magica. Tra l'altro adesso provo a metterla in campo sperando che non schiatti subito. Ah, lol, c'è ancora il condivido esperienza. Che tra l'altro c'è una difesa speciale invidiabile, direi. No, difesa speciale o fisica? Speciale. Avevi detto speciale. 23 di difesa speciale. Mi sento, ragazzi, faccio un inchino, mi inchino questo Darkrai. 23 di difesa speciale, cioè gli pisci addosso, muore probabilmente. Cioè, l'idea è questa, sostanzialmente. Adesso vi chiederete, ma di che tipo è quell'attacco che ha appena detto Gio? Di che tipo è pisciata? Scrivete nei veleno? È vero. Veleno? Beh, non penso che possa essere fuoco, non penso che sia incandescente in ogni caso, quindi vabbè. Le belle cose. Signori, Magica distrugge un Meganium. L'ha aperto. Intanto...
entra in campo Mewtwo. Ci fa questo attenzione, Mewtwo, incredibile. Ragazzi. Tra l'altro, mamma mia, Luke, la coppia magica Mewtwo, Mew sarà qualcosa di incredibile. Tra l'altro, a che soprannome hai dato a Kadabra? Non me l'hai mai detto. L'ho chiamato Zen. Ah, ecco perché non me l'avevi mai detto. Perché ero privo di idee, in quel momento l'ho detto. C'era faccio? Un motivo per il quale non me l'avevi mai detto, era questo. Vado sulle cose brutte o faccio un nick a caso? Faccio un nick a caso. Faccio un nick a caso, ragazzi. Chiaramente. Aia. Come sempre, più che altro, come sempre. Quindi ok, perfetto, mi sono spaventato, Luke, ho rischiato. Magica, si è beccato un magma clisma, già mi ero triggerato. Oh, ma sai che anch'io mi becco sempre sto nome? Dai, no, ma idrocannone no! Ok, non mi fa niente. Io sono da Saturno, quindi. Io ci sto per arrivare. Basta. No, allora, Luke, io sono veramente impaurito dal mio. Euforico. No, sono impaurito da magica. Sono terrorizzato, davvero. Perché è fortissimo, ma non voglio perderlo. Più che altro, ragazzi, è un Pokémon veramente forte d'attacco. Però si becca una mossa, anche la più debole di questo mondo. Mamma mia. Esplode. Infatti, sono terrorizzato. Esplode come la bomba di prima, esatto. C'hanno una mania per il terrorismo. Questi, Luke, che è incredibile. Oh. Sono un po'. Questo... Hanno un po' l'Isis dentro, praticamente. Perfetto. Vabbè. Beep. No, dai, non ho detto niente di che. Ho fatto ma le restrizioni, Luke, sono sempre quello che sono. Ok, io sono da Saturno, Luke, gli sto per parlare. Mi stavo prendendo una botta cioè, di quella. Comunque, Luke, bastante. Siamo. Cioè, siamo andati molto lontani per arrivare a Saturno. Cioè. Ma ragazzi, solamente il meglio sul nostro canale. Poi andremo anche su Marte. Andiamo anche su Marte. Su Giovia. Poi andiamo su Sole e Luna. E lì facciamo lì sarà un casino. Esatto, bravissimo. Sul Sole e la Luna. Uno sul Sole e l'altro sulla Luna. Che roba, ragazzi. Cioè, siamo tipo illegali. Ci meriteremo. Cioè, quando questi video non vanno in feed, c'è un motivo, secondo me. Il motivo è quello che diciamo. Dice che il motivo è quello. Io non credo, dai. No, Drago Bolide su Altaria. No. SoundCloud. No! È morto? No, Luke, no. È morto Altaria, Gio? Sì. No, quindi no, con il mio Chimeco, no! No. Cazzo, ma Dragobolide. Erano con noi da una vita questi, comunque. Hanno veramente no! Tempo. Magica! Magica! Vita 9! Ci siamo veramente... No, però, cioè, ragazzi, il mio Chimeco era... Per essere un Chimeco era veramente forte. Allora, sto coso mi sta facendo veramente impazzire. Ok, è andato. Non ci credo, Dragobolide. Ma c'aveva un attacco... Luke, c'aveva un attacco speciale della Madonna, sto coso. Cioè, Gio, andiamoci conto che Dragoboide, chi è che mi manda? Garchomp. No, Luke, che palle. Che palle, sì, perché l'altro è una coppia molto buona, più che altro. No, Luke. Poi SoundCloud, lo sai che Altaria è uno dei miei Pokémon preferiti. Lo so. Zio, non puoi fallire. Ma... Dragartigli, non ci credo, Dragartigli di Garchomp. Come? Luke, ma ha fallito 5 volte di fila, Mega Pugno. Strano, perché di sotto Mega Calcio che fa schifo. 5 volte di fila mi ha fallito, ok? Che imbarazzante. Ok, questo coso è abbastanza preoccupante, Gio, te lo dico. No, Bacca Cedro, stai scherzando, Bacca Cedro. Vabbè, potente la Bacca Cedro. Ma il Cedro te lo tiro in testa, ma... Grace, no, ma ha bruciato Grace, io non ho parole. Ma Grace chi è già? Paragly, è il mio Pokémon che è qui dall'alba dei tempi, me l'ha bruciato, mo. Quack, mi manda Quagsire, un tuo vecchio Pokémon, non posso... Perché non posso cambiare? Ah, ok, sono scemo. Ava sbuffo, aia. Ok, tengo. Basta, muori! Muori! Non muore. No, Luke, io... Cosa? È morto FIFA. Che era legato con? Madonna. Era legato con Kecleon. Anche Kecleon era storico. Ma stai scherzando? No, peccato perché ho fatto una cavolata io. Cazzo hai combinato? Non ho switchato con Pallagero. Cioè... Non ho switchato con Pallagero. Quindi sei rimasti con 3 Pokémon. Sì, perché eravamo in 5, abbiamo perso uno. Allora, siamo al 19° episodio e io ti confermo che siamo a 18 morti. Ok, io ho vinto, però mi dà fastidio, ragazzi. Cioè, mi sono scordato che avevo Pallagero in attività. Zio, ma adesso dobbiamo andare all'altro lago?
Purtroppo sì. Questo non ci voleva, ragazzi. FIFA era il mio Pokémon. Io ho perso due Pokémon che erano fortissimi da me. E questo non ci voleva. Cavolo, cavolo, raga. Questa è brutta. Peraltro se non assinò con tre Pokémon senza riserve, perché riserve non abbiamo mai avute. Mai avuto riserve. Non abbiamo mai avuto una riserva in questa serie, non penso, raga. Non abbiamo mai avuto una squadra fissa, tanto per cominciare, per dettagli. Raga, sono un completo scemo, mi sono dimenticato di Pallagelo, che era in attività, era ancora, stava ancora attaccando Pallagelo. Tacos. Poi ti fa Dragon Ball. Hashtag RIP Tacos. Tacos, quindi, certo. Tacos. Quindi, c'è cioè, Mecco, abbiamo detto, da Scops che... Io sto correndo all'altro lago, Luke. Ma mettiamoci conto che io ho Badiou come Pokémon. Wow. Badiou, Leafeon e Bronzong. Non male. Madonna. Bello, ci piace. Tu invece chi hai? Hai Paragli... Clefairy, Paragli e Darkrai. Darkrai con una difesa che è molto incoraggia, molto fa molto affidamento. Zio, Madonna. No, non mi ero accorto che era lotto in doppio. Sì, sono in doppio purtroppo, quindi... Raga, Giratina allora... e Cresselia, dimmi che stai scherzando. Dimmi che stai scherzando. Dai, vogliamo Palkia e Darkrai da qua, dai, Palkia e Darkrai, vediamo. No, Magby e Oppip, ok, molto bene. No, io Magby poi uno non deve, cioè, non deve tipo ridere, no, capito? Non deve essere da stemo più che altro, lo so. Cioè, portati entrambi, molto bene, mi fa piacere. No! Regigigas. Perché cioè, dimmi che stai scherzando. No, ti prego, per piacere, mi dici che... Come facciamo? Cioè, tutti adesso leggendari. Abbiamo tre Pokémon, tutti leggendari adesso. Tutti. Vabbè, ok. Non c'ho parole, ragazzi. Mega calcio stab di Regigigas, va bene. No, brutto colpo. Ok, va bene. Tu stai scherzando, va bene, immagino. Tutto. No, zio, va bene per niente. No, chi era? Giratina, che seria. Io non ho parole per quello che io sto vedendo. Incendio. Ecco. Non ci credo. Somerang di Regigigas. A me viene da piangere, Luke, quando sento ste cose. Cioè... Mi viene da piangere anche a me. Oh, l'ho shottato, almeno brutto colpo, un po' di fortuna ogni tanto. Nazlif. Allora. Nazlif può anche andare a casa. Madonna. Oh. Che cattiveria. Ok, io ho vinto la prima battaglia in doppio, cioè incredibilmente ce l'ho fatta. Io sto prendendo un po' di botte, però... Dai, più o meno, bene o male ce la sto facendo. Fallisce. No, Luke, basta. Io quitto la serie. Io mi ritiro. Io quitto la serie. Non voglio più giocare. Basta. La seconda battaglia la posso fare in singolo. Io infatti la faccio in singolo. Ma anche la prima potevi farla in singolo, se solo te ne fossi accorto. Ah, non me ne sono per niente accorto. Complimenti, Rocket. No, ma è normale. Anch'io non me ne sono accorto. Vai tra, cioè. No, c'è il nostro Zacking con le dita nel naso, raga. Non posso fare. Non c'è, è proprio tutto contro di noi in questa parte. Slugging con le dita del naso, poetico. Che fa Drago Dance, ovviamente, quindi balla. Super Zane, che balla. Bella a tutti, scimmiette e Skarma. perché non è stata fatta questa parodia? Non lo so, non ne ho idea, però voglio qualcuno che la faccia adesso. Mi è venuta in mente adesso, subito, pretendo, ora, bora. Muori. Ora. Ma dobbiamo affrontare Martes o Martes ci lascia in pace? Certo che dobbiamo affrontare Martes. No, ci lascia in pace Giovia poi. Martes no, purtroppo. Meganium. E io devo andare pure a curarmi. No, Luke, a me viene da piangere. Ma mia madre mi cura. Tanto devo andare a prendere le pozioni, cazzo voglio. Bellissimo. Ok, vabbè, io... Leggendario nell'erba alta. Azelf a livello 3, va bene, questo penso che sia. Azelf a livello 3 penso che rappresenti alla perfezione sto episodio, cioè lo schifo. Vabbè, vicino al lago ci sta pure, che poi non è Azelf che è in questo lago, è Mesco. Azelf e Rotom, ok, doppio leggendario, perfetto. Cioè che poi Rotom bene. Non è leggendario, c'è solo la musica. No, però, vabbè. Sì, però c'era quella credenza che era, insomma, leggendario. Ho vinto le battaglie io, perfetto. Io, perfetto. Luke, sono avvelito. Senza parole, diciamo. Il termine giusto è quello. Senza parole. Without words. Tra l'altro, Luke, già che ci siamo, potremmo fare una cattura a sabbia fine, forse, nell'acqua. Ah, è vero, è vero. Possiamo farla di sotto, adesso che mi si fa pensare. Però adesso prima batto il coso e poi magari la facciamo. Così nel prossimo episodio magari ci doppiamo un po'. Forrest, attenzione. Forrest con Sidot, grazie di comunque, raga, in tutto questo, l'unico Pokémon che è rimasto sempre... Cioè, gli unici che sono rimasti sempre sono stati Paragli e Leafeon. Gli unici. Incredibile, e poi incredibile che non sono... Clamoroso, veramente. Cheat, sì, occhio, ora muoiono.
Questa è la seconda parte, tra l'altro, eh. Sì, seconda sì, infatti. Parte. Cioè, non so neanche gli starter, ma in pratica sì, raga, perché loro cioè, ci perché sono. Gli starter sono... Perché il mio Palkia ha deciso bene di esplodere, quindi... Il tuo Palkia ha deciso sì. bene di nascere con un cromosoma in più, Luke, più che altro, cioè, fatelo dire. Era orribile. Era scarsissimo. Questo mi è piaciuto, raga, questo mi è piaciuto. No, no, davvero, cioè, era crosomato, ma a livello alto anche, cioè. Era abbastanza messo era, male, proprio. Cioè, io penso di aver appena coniato il termine crosomare, cioè. Io ho shootato letteralmente con quattro mosse Marte, ho vinto. Era over-cromosomato. No, più che altro, tipo, dopo la morte di Choi Meiko, adesso il mio Bronzong di colpo è Dio. Allora, io sto affrontando Martes. È il punto che, vabbè, allora, Tacos probabilmente era il più scarso che avevo. Però SoundCloud ci stava. No, SoundCloud, quello il mio Chimeco ci stava. Io purtroppo ho fatto la cavolata di. Mi si è incastrato il filo del joystick. Ok, perfetto. Quelli sono problemi, ragazzi. Sono i problemi del. Magnemite ha fatto tuono su Magica. No. Magnemite ha ucciso Magica. È morto? È morto Magica. No. Qua tutta la difesa speciale si fa sentire di peso proprio. Wow. Cioè abbiamo perso tre Pokémon in una parte quando non ne parliamo da un po' di parti, se non ricordo male. Interessante. Quindi siamo rimasti con due Pokémon di nuovo, ragazzi. Siamo già tornati all'inizio. Allora, facciamo una cosa, facciamoci un giro per fare catture. Quindi anche il mio Badu è di nuovo morto. Sì. Bene. Più è chiaro. Bene, beh, Badu è morto due volte in una serie. Complimenti. Un Oscar, a quando l'Oscar, il premio Nobel per la pace? Quindi, 20 episodi, 19 morti. Va bene, stiamo aggiungendo il numero degli episodi. Una morte a episodio, allora, wow. Percorso 219 sotto. Siamo già lì? Sì, sono sotto inizia a fare la cattura, Luke. Andiamo lì e poi alle fonderie, va. Zio, mi tocca pescare, anzi, aspetta che... Che aveva surf? Ah, già è vero che è morto. Altaria? Da me è Altaria, ah. Chiaramente. Da me chi era? Che non ricordo. Ah, da me era. Cioè, appunto, c'è cioè Mego. Quindi mi tocca prendere un secondo, ragazzi. Se no, non posso fare la cattura. Basta! Ah, pure Darkrai su questo percorso. Grazie, ditemelo. Pure. Ditemelo. Mamma mia. Vostra madre, allora, Finocchio. Ci siamo. Sì, dimmi. Possiamo fare. Vai. Lo so. Vai, dimmi. Allora, 2-19. Quindi. Vai, sì. Sotto sabbia fine, giusto? Sì. Ok. Vediamo. Tartwig. Vabbè, ci sta. Prega. Dai, non è... Prega. Prendo, inizia a pregare. Si muove subito, quindi posso sperare in qualche modo. Di catturarlo, più che altro, Luke, sappi. Sì, io ho un sacco di Pokéball, dai. Dai, ce la puoi non fare. Ci sta, anche se... Tra l'altro, io mi immagino, secondo me ci saranno un botto di meme ora che usciranno questi episodi su Stasolink. Perché non siamo riusciti. Luke, ti prego, dimmi di no. Che è successo? Ho preso Tartwig. Ok, mica, pensavo che avessi fatto qualcosa di storto. Mi hai fatto perdere 10 anni di vita, cazzo. Tartwig, sì. Giura. No. Ma l'hai preso? No, perché? Perché dovrei? L'hai preso? Ah, allora. Sì, l'ho preso. Ok, perfetto. Oh, io Electivire. A parte che c'ho davanti Magica. Tartwig. Porco due. Buono. Allora. Ultra Ball di cattiveria. Preso. Beh, attenzione. Preso Electivire. Serio? Così mi... Preso Electivire. Lo chiamo così Shocker, Luke. Ti ricorda qualcosa? Ho vecchi ricordi di questo nickname. Vecchi ricordi più che altro. Shocker. E una cattura è andata. Luke, che dici? Ci stoppiamo qua o proviamo un giretto anche alle fonderie? Io sinceramente direi di stoppare qui, già stoppiamo. Va bene, facciamo dai. Qui. Per oggi almeno abbiamo così. Un'altra cattura, poi nel caso magari così. In qualche dai. Altro episodio andremo anche alle fonderie. Raga, poi faremo un episodio a parte in cui faremo tutte le catture. Aspetta che deposito i morti, va. Oddio, Luke, io non ci credo, siamo tre poche. A parte che nel prossimo episodio abbiamo un botto di... I caduti. Mamma mia, quanti. Non ho parole. Evoluzioni. Non ho parole. Troppi. No, I have no parols. Mamma mia, non so te, troppi. Però. Troppi veramente. Mamma mia. I have no word, man. Vai, Gio, quando vuoi. Ragazzi, noi speriamo che questo episodio vi sia piaciuto, anche se a noi non è piaciuto perché abbiamo perso 100.000 Pokémon. Se questo video, per l'appunto, vi è piaciuto, vi invitiamo a lasciare un mi piace, un commento e iscrizione al canale se non siete ancora iscritti, o meglio, a entrambi i canali. Mi raccomando, passate dai social di entrambi i canali per rimanere sempre aggiornati sulle bestemmie che tireremo off camera. E passate dai social, l'ho già detto, quindi premete anche le campanelle e rispondete alla DDG. Noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video. Bye bye, reclute.